Buongiornissimo ragazzi, caffè, le Tamayo Island, ultima puntata, finalmente sono tornato. Forse non è l'ultima, sai. Adesso devi dirmi tutto quello che è successo. Allora, ho segnato, ho fatto un riassunto delle cose che sono successe. Oh, ho fatto pure i compiti. Dai, che cosa? Alfred ha baciato la tentatrice. Alfred ha baciato la tentatrice e quindi? E Filippo ha difeso, Alfalò ha difeso Alfred. E invece la sua ragazza cosa ha fatto? L'ha lasciato. Adesso sono tornati insieme. Cosa vuol dire sono tornati insieme? Sì, ci sono delle indiscrezioni, tornati insieme. Poi Mirko ha detto alla tentatrice che lo manda in confusione, che non sa più cosa vuole. Mirko con la C. Dorme in spiaggia con lei, Giulia chiede il falò, Mirko rifiuta e dorme fuori dal villaggio con la tentatrice. Siamo arrivati qua. Sono contentissimo di non aver visto questa puntata. Io mi sarei arrabbiato tantissimo a vederla. Lo so. Andiamo avanti, dai. Iniziamo che sono curioso, dai. Benvenuti alla sesta puntata di Temptation Island. Ciao Filippone, mi sei mancato. Due puntate senza di te, mamma mia. No, due puntate senza di te. Senza di me. Vedremo una cosa mai successa prima a Temptation Island. Sì, ma in ogni puntata dicono sempre che è una cosa mai successa a Temptation Island. Guarda, Filippo che arriva nella barca di Mirko e la tentatrice. Guarda come stanno vicini con la... Non voglio gli spoiler. Ma guarda come stanno vicini con le telecamere a loro. Proprio così, come dicevi tu. Cosa credevi? Certo, eh. Tutto questo, è Temptation Island. Oprimi la testa con... Oddio, come si chiama sta canzone? Dobbiamo ascoltarla dopo. È di Negramaro. Quando pensi che siano poche le parole, parla d'amore. Ha lasciato il villaggio per un weekend in compagnia della singola Resta. Ecco, hai capito? Sì. È andato via dal villaggio con un'altra. Inconsapevole che sta per succedere qualcosa di assolutamente inatteso. È che arriva Filippo con la barca. Ma guardate com'è spensierato con la sua nuova fidanzata. Hai Mirko. Capito? Sì, vedo una persona che respira. Perché prima non respirava, era morto. Perché comunque sì, mi stai aiutando ad affrontare. Ma stai zitto, va. La canzone di Pirati. Con la musica di Pirati. Mamma mia. Questa giornata che sicuramente ricorderemo. Questa è poco ma sicuro che sicuramente la ricorderete. Che non è finita. Che non è finita. Questo lo dite voi. Questo perché è finita. Sta arrivando Filippo. Minchia. Madonna. Voglio vedere l'esatto momento in cui Mirko rimane paralizzato. Oh. Oh. Il mio datore di lavoro. Non è una bella cosa, penso. Ho una comunicazione per Mirko. Immaginavo. Non te ne frega un cazzo, Mirko dirà di nuovo di no. Ma se ne va a casa però, lei ha detto che se ne va. Raga, se cadete. Ha chiesto nuovamente un falò di confronto anticipato. Che io rifiuterò nuovamente. No, beh, fai schifo. Se tu questa sera non ti presenterai al falò. No, non lo può dire. Lei se ne andrà. Ah. No, non aveva detto così prima. Aveva detto ti prendo dei capelli, però ovviamente non possono dirlo. Perché è un tantino sessista come frase. Perché comunque in lei non ho visto nessun cambiamento. Fanno ridere queste paraculate. Sì, del tipo. Cioè... cioè, lui veramente pensa che sia lì per cambiare, cioè per cercare di migliorare e di capire. Tu stai approfittando della situazione per fare il porco con un'altra ragazza e per pomiciare. Non sei lì perché vuoi capire, vuoi migliorare, sì, vuoi infatti. Cercare. Cioè, lei non è cambiata, ma dai. Non è che per cambiare bisogna per forza fare il pervertito con un'altra, eh. Se Mirko questa sera non arriverà al falò di confronto, io me ne andrò. E quindi lui sa che tanto... se non si presenta se ne deve andare comunque. E questa è la minaccia. Bellissima. Che ora stanno utilizzando in tanti, vero? Però fanno bene. Fanno bene, che cazzo, devono vedere il falò rifiutato. Ma vai a cagare. Ancora. Tanto non hai tante alternative, Mirko, vai o vai. Cioè, nel senso, o vai o non vai, ma te ne vai comunque, quindi. Che poi mi fa ridere, ho bisogno di parlare solo con Mirko, ma tanto dopo glielo dice. Esatto. Quindi, cioè, nel senso... Cosa pensa che facevo? Io stavo fermo in un paletto? Sì. No, vabbè, teoricamente ma questo, sì, sei fidanzato. Non... teoricamente sì. Io mi sono messo in gioco. Sì, vabbè, sì, dai, solite puttanate. Questa cosa ti sono messo in gioco. Madonna, dovremmo farlo un video del tipo quando scopri il tuo ragazzo che ti tradisce. Sì, sì, sì. È lui che dice, ma io mi sono messo in gioco. Ha paura. Paura. Ah, giusto, giusto, giusto. Adesso mi raccomando, colpevolizziamo le vittime. Sì, perché loro dicono perché che lei ha paura. È già insicura. Ti spiego cosa dicono. Che lei ha paura di perdere.
perderlo, quindi se lo blocca prima almeno lui rimane con lei. Chiaro. Bella roba. Chiaro. Beh, cioè costringe una persona a stare con te così. Io sono venuto qui per avere una speranza, comunque sia. Sì, ma che speranza vuoi avere? Ma che speranza vuoi avere? Facendosi le altre. Cioè devi pensare un pochino a noi, no? A se stessa, cavolo. Ma Mirko, sei tu che stai pensando a te stesso. Non vuoi uscire perché ti vuoi fare i cazzi tuoi. Sì. Cosa lei? Io non andrei, ma tanto poi te ne vai lo stesso. Quindi per evitarti la figura di merda te ne vai, sicuro. Questo anche mi imbarazza da morire, il tentatore. Madonna, che ci prova con lei. Lei gli ha già detto 1000 volte che non è qui per trovare un'altra persona, ma lui... Ti voglio rivedere. Ti voglio rivedere. In una versione o nell'altra? In una versione o nell'altra. Mamma mia. Vabbè, dai, Giulia, al massimo tu c'hai la piano B. Oh, ma aspettare che escono di là, no, vero? Ma io avrei aspettato. Madonna. Effetti, cioè. Oh, penso che sono un po' triste. Un po' triste perché, Mirko, se tu te ne vai, lei con chi ci prova? Beh, perché si chiude... No, mo che piange pure lei, veramente. Deve dimostrare le sue prove attoriali, sta per finire il suo lavoro. Alessia che non sa parlare. Mirko, ma proprio tu dici che Alessia non sa parlare, che tu non parli mai. Perché? Oh. Ha fatto proprio esattamente come ha fatto Sofia con Alfred, che si è messa a piangere. Ah, si è messa pure a piangere. Ci possiamo prendere un caffè? Questo mi sa tanto di rifiuto, eh. Ci sarà un dopo, ci possiamo prendere un caffè? Un bel palo nel culo. A me sa di palaccio, eh. Mi un caffè? Vabbè, siamo un caffè poi. Mirko qua sta cercando di capire cosa faccio. Torno da Giulia con porto sicuro e tanto mi riaccetterà sempre. O rischio tutto e prendo per un caffè con Alessia? Io con te non voglio solo il caffè. Voglio un caffè americano. Di quelli che non finiscono. Caffè americano ci mette 3, 4, 5 ore a finirlo. Perché devi far parlando quando non serve? No, non si baciano anche loro. Cazzo mi guardi? Cioè, è proprio cringe questa scena. Imbarazzante. Vero? Il caffè è un modo di dire per dirti ti rivedo. No, lui è una paranoica perché ha paura che non... Perché sei così? Cosa fanno? Credo. Sì, a me Mirko mi sembra un morto. Te lo giuro, mi sembra un morto che cammina. Ho detto anche la scorsa... Sembra così. Questa è la seconda volta che richiedi il falò di confronto anticipato. Troppo, no scherzo, separati. Ah, qui vedremo se che cosa è successo quando Alessia è entrata nella camera di Mirko, vedremo questo. Sei sicura? Eh sì, perché è entrata nella camera di Mirko quella notte, adesso lo vedrai. Adesso lei esce e va nella camera di Mirko e Mirko apre. Poi scusami, telecamere nascoste, no? Perché è uscita da qua e non è uscita dalla porta, quella principale dove c'è il corridoio? Verissimo. Ho detto anche nell'altra puntata. Forse perché lì ci sono quelli con le telecamere. Forse perché le hanno detto se devi uscire esci di qua. Ma si stanno baciando? No, sono abbracciati. Sono abbracciati. A questo punto non ci resta che vedere se avrà accettato il confronto. Ecco qua, finalmente è arrivata l'unica parte che volevo vedere di questa puntata. Eccolo! Sì! Adesso è arrivato senza scarpe. Lei sono due puntate che dice che si deve portare le scarpe che gli ha regalato lei. Dove sono? Adesso secondo me glielo dice. Dove sono le scarpe? Lei ha già guardato, eh? Lei ha già guardato in basso. Dai, ma che... Te lo giuro su Dio. Con tutte le cose che deve guardare va a vedere le scarpe. Guarda, mi viene proprio dal cuore. Non ti vergogni? No. Dovrebbe. Comunque Mirko schifo fino alla fine. Sì, sì. Tu dentro di te sai perché siamo venuti qui. Sì. Sai che mi hai rifiutato una terapia di coppia. Lui le rifiuta la terapia di coppia, però secondo lui la terapia corretta è quella di fare il porco con altre. Te sei entrato qui per risolvere delle problematiche nostre. Certo. Non per trovare la fidanzatina. Giusto. Giusto, ha ragione Giulia. Io non, sapere... ho visto niente, io non ho visto niente da te Giulia. Ma cosa doveva vedere? Cioè lui voleva vedere il tradimento. Ah ok, ok. Criticosa? Critico, sì. A parte critico non sa neanche criticona. L'italiano come al solito. Vabbè. Ma no, io comunque Giulia la amo. Criticosa. Purtroppo ma mi ha fatto provare cose che... Di nuovo, anche lui dice mi ha fatto provare. Ma perché lui si è guardato l'edizione di Martina, avrà detto copia. Ha fatto copia e incolla. Ce l'ho fatta a capire che una persona nuova vi farà sempre provare cose che non vi ha fatto provare quella ma prima. Ma no, non è che non è vero, cioè... che non ve le ha fatte provare, ve le ha fatte sì, provare, però vi, però ma all'inizio... No... Una persona che mi critica dalla mattina alla sera. Allora, non dovremmo ridere, però questa frase... Mai. Ti mi dai modo o mi parli sopra, no, sincero? No, io sempre... Io dico una cosa che penso, sicuramente Giulia è una rottura di palle come ragazza, perché è puntigliosa e si vede. Ma Mirko, credimi che è il peggiore tra i due, secondo me. Ma basta con sto dire che è il peggiore. È lui, ma è basta. Lui. Perché lei, nonostante sia una rompicoglioni, quello che vedi è...
Cioè, lei è una scassa. Lui no, lui è... Lui finge. Ma che è un falso. Ma non è un falso. E mi dici, magari parliamo. Ma questo lo so che ho sbagliato. Sì, ma te hai detto tutto sbagliato. E poi lui fa l'errore che faccio io, che quando abbiamo un problema io lo ignoro e vado avanti, Scusami, adesso perché non lo critichi? Perché non lo critichi che fa le stesse cose mie? Se sto dentro quella casa triste, datemi una capanna, ma la felicità. Non ti ho detto un altro scoop? Valerio ha richiesto un altro falò, ha scritto una lettera d'amore bellissima, mi ho pianto tutte le mie lacrime. Di nuovo, perché piange? Non devi guardare il video. Sono tornati insieme. Davvero? Sì, lui gli ha detto solo: ti prego, trova del tempo per me. Non mi importa se stiamo dove stiamo, a Roma, a l'importante è che mi vuoi bene e che mi fai vedere che mi vuoi bene. E lei? Sono usciti insieme. Piange. Ma lei ha detto subito di sì? Certo, lei è una valle di lacrime come me. Si è commossa lei. E la devo vedere sta scena. La devo vedere assolutamente. Perché mi sono dimenticata di dirtelo? Infatti mi hai detto le cose più merdose e non mi hai detto questa. Te dici che io ti vieto il calcio. Brava. Ti vieto il calcio. Come si fa a votare? Brava. Cioè, il vietare il calcio non è una cosa insensata. Se tu sei felice non ti vieto quella cosa. Invece tu sì, mi vorresti vietare il calcio. Ah, scusa. No, però sta cosa mi fa ridere. Non mi fa ridere, mi vorresti vietare il calcio. Ma perché? Però non... Ma che vietazione è? Che vietamento è? Che vietatura è? Divieto comunque. Ma a mezzanotte mi raccomando a casa, se sbaglio 10 minuti o ancora non sei a casa, che aspetti? A mezzanotte a casa. Ma a mezzanotte a casa neanche mia madre me lo dice, oh. Ho ragionato in questi giorni, non è che sono stata lì a fare la cretina come hai fatto te. Tina, non siamo liberi di stare insieme perché viene sempre qualcuno in casa e non siamo liberi. Dai, ma stai zitto. Ma oh, ma tu hai ragione. Oh, Giulia, hai ragione. È incredibile, però, come riesci a passare nel torto. Hai ragione, tieniti la ragione. Non parlare di questo. Ma cosa hai detto la domenica mattina? Cioè, quando c'è la Fiorentina, c'è sempre gente in casa. Vabbè, Giulia, ma non rompere il cazzo, c'è la partita. Ma la partita è 2 ore alla settimana, voglio dire. In una settimana, proprio quelle 2 ore, devi rompere il cazzo. Che vuol dire, dimmi non c'è quando mai hai tempo per me. Questa ragazza sta solo chiedendo attenzioni, No, ma poi, tra l'altro, comunque, posso dire una cosa? Stanno parlando della cosa sbagliata. Perché il problema è che lui si è fatto un'altra. Perché parlano del calcio? La patente dovrò andarla a prendere. Certo. Infatti lei ha ragionato infatti sui suoi problemi. Ma lui che cazzo dice? È lui che è un porco che pensa alla Alessia. Ieri dice: ho capito i miei errori. A parte che no, basta, vedi già che questo Filippo. Perché Mirko ha detto: ah, tu non sei cambiata. No, invece sì, perché ha appena ammesso che ha sbagliato. E tra tutti i hobby, le cose che vuole fare, la Giulia può rientrare tra questi. Questo però è vero, lei è dal quando è entrata che ha detto questa cosa e lei continua a dire io voglio delle attenzioni. Volete vederlo l'ultimo video? Secondo me vi aiuta di più. Volete vederlo l'ultimo video? A casa tutto questo non c'è. A casa c'è una vita quotidiana, c'è un lavoro. Brava, brava. Sì, perché lui pensa di aver trovato... Pensa che la casa sia su uno yacht. Alessia, con una... che è fantastica, ma i problemi li avrà anche con Alessia. Tu hai capito cosa provi per Giulia? Io la amo. Ma dai, ma vai a cagare, bugiardone! Ma bugiardone! Giulia, fai attenzione perché si deve prendere un caffè lunghissimo con Alessia, comunque. Mi dai. Ma quando lui dice che ti ama? Però perché Filippo interrompe? Porca miseria! Lei gli stava chiedendo a Mirko: voglio sapere che cosa fai per me. E lui: Giulia, ma tu cosa provi per lui? Ma stai zitto ora! Chiedilo dopo! Non ci credo, Filippo. Non ci crede perché ha visto questi video di lei. Vabbè, ma anche io non ci crederei. Grazie al cazzo. Se lui mi dice: ti amo, ma prima ho fatto il porco con un'altra. Ah, ti voglio vivere fuori, più di un caffè lunghissimo. Grazie al cazzo che non ti credo. Questo voglio che funzioni questa sera il mio orecchio destro. Perché un altro ragazzo. Potevo starmene a casa se lo volevo trovare. Non avevo bisogno di venire qua. Sì, poteva evitare solo la parte finale dove va in braccio a lui e dice: ci vediamo dopo, ci vediamo fuori. Io volevo una dimostrazione più che una parola. Ma quindi praticamente sta passando in cioè, come posso dirti? Sì, è in secondo piano. Ma non in secondo piano, in un piano che non manco ne stanno parlando. Sì, sì, hanno accantonato quella roba. Sì, sì, sì. Ed è una cosa gravissima. Senti Mirko, tu hai detto che l'ami, ma è difficile continuare così. Che non andiamo d'accordo. È difficile continuare. Quindi?
E quindi da quello che ho capito escono separati lui. No. Sì sì, vero che escono separati. Fatemi sto spoiler a me. Lui hai non visto legge spoiler? Io non sono venuto qui per trovare una persona. Te lo dico io, Mirko si vuole parare il culo. Dice che la ama, però che non è più convinto di litigare così tanto, brava. Così poi va da Alessia. Brava, brava. T'avrei portato rispetto fino all'ultimo. Vai a cagare. Ma bugiardo falso. Ma come fa a dire una cosa del genere? Ma non si vergogna? Mio, ora lo devi dire il perché lui è così. Ah, perché c'ha la C. Beh, sapevo, ovvio, palese. Cioè, io sento un forte sentimento verso. Mica, sai cosa mi sembra però? Che Giulia ha paura di perdere il tetto sotto cui vive e il mantenimento. Ma io voglio dimostrarti, se mi darai l'opportunità. Sì, lei vuole cambiare. Però il problema è che prima diceva che non voleva. Cioè, lui ti ha appena tradito davanti a tutti e tu dici se mi darai l'opportunità. Pazzesco. Cioè, che io ti vengo incontro. Comunque, secondo me, sai come finirà? Mirko si fa la sua storia con Alessia, che finirà male, e tornerà da Giulia. E Giulia se lo riprenderà. Facile. Non sei felice? Io non costringo nessuno se non sei felice. Come io non costringo nessuno? Ma è il contrario. Ma è il contrario. Mi, che ti devo dire? Cioè, sempre messo al primo posto, Giulia. Per una volta mi sono messo io al primo posto. Io non la vedo così, comunque. Ma poi tutte le stesse cose di... Oh, sì, dicono sì, tutti le stesse cose. Sto per farti la domanda, Giulia. La devo fare? No! Allora, Giulia. Allora lei dice... No, non mi dire che lei dice sì e lui lei dice no. Sì, e lui dice no, palese. No, ma nel senso, cioè, spero che a sto punto lei dica io vorrei. Se lui mi dice che non è felice, trattenerlo. Vabbè, però tu devi rispondere per te stessa, mica per lui. E infatti adesso secondo me glielo dirà. Tu che cosa sceglieresti? Rispondi quello che vuoi tu. Cosa? Facile. Io vorrei tornare a casa con Mirko. Madonna. Madonna. Più, pazzo, mi più la tratta... Più vengono trattate male e più stanno... Perché è mantenuta per Madonna quello. Mia. Cioè lei dice, mo quando devo tornare a casa cazzo faccio? Mamma mia, umiliata, tradita e in più adesso verrà scaricata e con un palo in faccia da parte sua. Mirko, decidi di tornare a casa solo? Con Alessia! Quindi? Quindi tre ore dice cazzate, di sì o no? Con Giulia o senza Giulia? Da solo. Puoi uscire solo? Che schifo. Da far l'amore e fare a botte. Giulia, non hai perso niente, posso dirtelo? Se io non ti portavo qui, le fa... Ce l'avevi per dirmi ste cose? No, senza palle. L'avremmo affrontato in un altro modo. È la mia debolezza. È la tua debolezza, certo. Quando lui dice la sua debolezza, poi... Mirko, guarda che tanto non cambierà niente cambiare fidanzata, perché sarai codarda e vigliacco anche con un'altra. Bocca al lupo. E ridammi le mie scarpe, che non ce l'hai neanche te, vai. Fammi riavere le mie scarpe. Brava Giulia, riprenditi le scarpe. Mi spieghi sta cosa delle scarpe? Le scarpe che hai le ha comprate lei, quindi adesso lei le rivuole. Non solo giuro, non hai detto quello che ti sentivi? Sì. Cioè, Filippo sta difendendo Alfred che fa schifo, Mirko che fa schifo, io non so, finisce per difendere anche Antonio. Strano Filippo a volte. Passiamo ad un'altra per cui gli eventi stanno per prendere un'accelerazione improvvisa. C'è ancora... Adesso c'è Titti e Antonio. Ma per lei non mancano i momenti di sconforto. Guarda che quanti capelli ha Filippo. Ma hai paura di ritrovarti di nuovo nella tua quotidianità senza di lui? Ma lui è Francesco Sole, vero? Sì, sì, lui è Girasole. Titti mi fa una tenerezza, ma... Perché la redazione vuole fargli capire che a lei non gliene frega niente. Le scene dove lei piange non gliele fa vedere. Ah, sì. Adesso non ricordo di preciso, perché sono due puntate che non lo vedo io. Mi hai fatto una domanda a Sara, però. Ha fatto una domanda a Sara. Che domanda? Le domande che dovrebbe fare la sua fidanzata le fa Sara. Okay. Cioè non è la risposta che mi aspettavo. La vedo trattenuta. Non è trattenuta, no, che gli fai schifo, che è diverso. La vedo trattenuta. Quando ci faccio sempre la stessa domanda, però cioè mi risponde pure. Ma possibile che questi qua non gli dicono, magari gli fai schifo, ecco perché Sara non ti risponde. Cioè lui praticamente vuole o che lei risponde quello che vuole sentirsi dire lui. Sì. Esatto. O niente, non c'è alternativa. Succede che, come ti ho detto a te, 10 minuti cagno. Non ce la fa a capire che lei sta lavorando, non ce la fa. Magari perché è timida. Alfonso, magari. Magari perché è timida. Come il video che mi hai mandato, gli amici, fa guarda questa cosa deve fare per 40 euro. Per 40 euro, guarda cosa deve fare. Però se non fai capire. Io non capisco. Datemi un decimo dell'autostima di Lino. Non lo so, che risposta è non lo so. Non lo so, è una gran risposta, è già una risposta al non lo so. Antonio viene chiamato nel pinnetto perché deve vedere altre immagini della sua fidanzata Titti. Cosa stai facendo? Sto sbucciando la ruba, la pellicina, vedi? Hai sentito? Te le spalla Bob, l'ha chiamato. Quello dei Simpson, te le spalla. Le piante, come tutti i fiori. Ecco perché hai portato il girasole. Un risandemo. Dove
detto. Eva, non so che piantare. Il crisantemo, è il fiore dei che si mette ai funerali. È il giorno dei morti. Ma tu meriti di sentirti così, è questo che ti devi ricordare. Come ti sto controllando in questi giorni, ti controllerò anche al di fuori. Devo il mano, fuoco contro lui. Bullman. Sì, ma si vede che comunque a te bastano piccoli gesti. Io vorrei avere uno come lui nella mia vita. Quando sono triste arriva lui e fa: no Mirko, tu stai facendo, ma allora la cosa è carino, giusta. Perché tu Mirko, tu devi credere in te stesso Mirko, perché tu sei un animo buono. Tu sei speciale Mirko. Io lo voglio uno così, cazzo. Grazie. Ma di che? Te lo meriti. Madonna, ti di una dolcezza, ragazzi, troppo. Talmente dolce che sto prendendo già 5 kg a guardarla. Però se tu mi fai un complimento, io sono felicissima, perché un complimento al mio fidanzato in 3 anni non l'ho mai avuto. Madonna, come lo sta facendo bollire. Sei troppo bello, sei troppo... Te lo ricordi quel video? Mamma mia, sei troppo bello, ti spombinei, te lo ricordi? Ha detto la stessa. Mamma mia, ho visto la tua foto, sei troppo bello, ti spombinei. Mamma, senti lei come dice, sei troppo bello, senti. Sei troppo bello, sei troppo... Sei troppo bello. Ti spompinei. Comunque sullo giardino potevi fare con chi li capelli chi. Che bassezza. Io però non posso dire, mi blocca. Non puoi dire che cosa potrebbe fare Antonio. Dottore spirituale, sta a... A lui non è che interessa lei, A no. Lui dà fastidio perché in quanto l'orgoglio napoletano, sì, che lui sì, ha, sì, quello è stato ferito. Lui non ferito. Frega un cazzo. Non frega lei niente che lei... Magari sta soffrendo. Sì, sì. Lui frega solo che lui parla con lei. Ma che io non sono, cioè, il tipo che tutte le mattine sei bellissima. Ma se lo fa! Ma se con Sara dalla mattina alla sera. Ma se lo fa, è bello, a volte c'è anche altre cose. Tipo, mi sembra un po' come Mussolini, ma Mussolini ha fatto anche cose buone. Per Antonio arriva un'altra chiamata nel pinnetto. Oddio, Titti, sono fiera di te. Vediamo quale altra pianta. Vediamo qualche giardiniere che ha. Prendo cura di te. Ma che cazzo significa? Mi prendo cura di te se ti passi l'acqua. Ma cos'è, un dottore? Mi prendo cura di te. Secondo me lui ha ascoltato gli sfoghi che ha avuto lei. Sta giocando coppa su qua. È incredibile come loro capiscano dall'altra parte che sia tutto finto, però non capiscono che le loro tentatrici in realtà sono finte. È arrivato il momento di scoprire dove il singolo Edoardo vuole portare i Titti. Voglio proprio vedere girasole, girattona di notte. Ho pensato a questo posto che è super rilassante, super carino, super tranquillo. Super, super. Sepa. Di regalarti un massaggio. Che dici? Ti piace? Ti sbombinei. Vediamo Netflix oggi che ci mette a disposizione. Vediamo Netflix. 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 La vodka. Inizia ad abituarti a ricevere, anche. Non sempre solo a dare. È un disco incantato, dice sempre la stessa cosa, basta. Queste famose polpette. Le cuciniamo insieme. No! Stanno per cucinare le polpette. Bello. Voglio provare le tue di polpette e capire se sono davvero buone o no. Però non puoi provare quelle della mamma di Antonio. Sembra che sta per vomitare. Sembra che facciano cagare da come si guardano. Sono buone? Sono buonissime, sono. Oh, a sto punto voglio assaggiare quelle della mamma di Antonio, perché si vede che sono devastanti, se dice così. Di mamma comunque. Se dici ho visto che ti fa male il collo, ti porto a fare il massaggio. Se dici ho visto che ti fa male il collo, poi esatto. Ti porto a fare massaggio, ci fai tu che pir. Ma c'ha ragionissima. Ma non posso che ridere. Ma c'ha ragionissima. Sono che mamma e mamma. Tu sei tu. No, ma non è neanche questione di dire la mamma e la mamma. Oh, ma uno può avere. No, è vero. Uno può dire tu fai cagare come fai le polpette, tu le fai buone, tu sei buono a fare le lasagne. Tipo, tu mi hai detto sempre, cioè, che io sono bravo a fare lasagne, è vero. Appunto. Devi decidere una cosa. Devo mettere il telefono in carica per dopo, così gioco a browser. Di passare una giornata intera con te. Amiche, che poi. Ale, dai, qua deve questa pubblicità. Io voglio andare, voglio uscire. Basta. Mi sono fatto dare 2 brochure. Però sono escluso uno diverso. Ora lei le dà un palone. Ma mi fa piacere che me lo hai proposto. Oddio. Però? Sta per dire un però. No, non lo voglio vedere, mi giro dall'altra parte, io te lo dico, eh. Però. Milly, che... Però, ha detto però. Ha detto però. Ha detto però. Io non credo sia necessario, nel senso... Scusa, ma ti vedo solo come un... Scusa, ma ti vedo solo... Come un coglione. Non lo so, ti vedo solo come uno stipendio.
credo che non possa più fare nient'altro per aiutarti a capire. Dopo, se, allora, se lui non ha capito neanche dopo questa. Guarda le ragazze. Niente che palle, capito? Pensa che palle. Io posso illuderti, io non voglio farlo. Ma illudere in cosa? Ma illudere in cosa? Non capisce! Lui non capisce! Lui non capisce! Ma perché? Antonio, sei simpaticissimo, non sembri da buttare, ma perché non capisci? Posso illuderti? È in cosa? Non lo capisce! Questa è la parte più bella della puntata, sì, ma perché non l'hanno messa all'inizio? No, va bene, ci posso credere. Oh, raga, è lei che rifiuta lui. Vabbè, è lei che rifiuta lui nonostante sia pagata per provarci. Indipendentemente da me, tu abbia trovato le risposte che cercavi. Indipendentemente. Come non è detto? Già fa marcia indietro lui. Mamma. Già ritorna su. Io mi sto imbarazzando tantissimo. Credo che non c'ha neanche senso, io rimango più qua. Ne avranno dato l'aumentazzo e lei ha detto io me ne vado. Ciao, e ora te la vedi tu. Va a casa e si guarda con i popcorn la puntata. Non voglio illuderti. Questo è l'esatto momento in cui il suo cuore si è affranto. Guarda. In cui ha capito che ha buttato una relazione. Sì. Per una che non lo vuole e mo vorrebbe tornare indietro ma... E mo ha visto che invece l'altra si diverte. L'hai capito? No, un po' no, però. Ma cazzo c'è da capire? Non vuole venire a letto con te, no? Gli fai schifo. Trendy che palle, capire? Oh mio Dio, non vorrei essere al suo posto in questo momento. Che figura di merda. Oddio, se ne va. Se ne va, Sara? Cazzo, ragazze, se n'è andata. Ciao, lo sai se te ne vedo, me ne vado pure io. Ma no, vabbè. Sono contenta di averti conosciuto. Mamma mia, a lei gli fa uno schifo. Mamma lui. Mia, lei si vede come disgustata. È Madonna mia, ma lui non lo capisce. Cioè, ma io se abbraccio una e vedo che lei è schifata. Ma pure ma, io. Ma in primis per me, mi vergognerei di me stesso. Che schifo. E io resto affatto, Andrea. Ma tu ti rendi conto che lui è qua per Titti e invece sta qua per l'altra? Direi mio non illuderti, ci possa essere altro oltre ad una bellissima amicizia. Oh, l'ha detto proprio in modo super. Se anche ora non lo capisce, cioè, caro mio, ci sarò, ma come amica. Basta. Io non so, cioè. No, veramente, Antonio, se non ci arrivi. No, vabbè, ma non è che non ci arriva, lui non vuole accettarla, sì, ho capito, questa ma cosa. Ma sei un viscido, continui. Me lo dice adesso. Non me l'hai detto qualche giorno fa, prima che io non perdessi del tutto Titti. Esatto. Sì, ma no, fuori. Bene in quel senso, bene che ci possiamo costruire qualcosa. No, quello no. Che figura di merda. Comunque io fossi in Titti, mamma mia, te lo giuro, ma sai cosa direi? Manco ci rimarrei male. Sì, esatto, mi esatto. Mi farebbe uno schifo, ma uno schifo. Ma tu, una fidanzata per la quale provare gelosia, ce l'hai? Bravo. Ma lo potevi diventare. Ma lo potevi diventare. Madonna. Ma che schifo. Titti, hai vinto il Super Enalotto e neanche lo sai. Che in bocca al lupo. Sara che dice, ah, le ultime volte in cui sto schifoso ci prova con me. Gesù è grande. Gesù è grande. Aspettiamo di stare davanti a stare aiuto, però. Ridono perché. No, ma lo stanno proprio. Non per culo, no. Per, no, se lo merita, posso se lo dire. Se merita. Cioè. Pure pena. Mi fa pure pena. Sai che anche io ho provato, te lo giuro. So che non dovrei. No. Io schifo. No, però sai che mi ha fatto pena. No, a me zero. Perché comunque è una figura di merda, eh. A me zero. Ora la chiedo io. Che? Ma come chiede lei il falò? Ha detto che non andava. So che hai richiesto il falò di confronto anticipato. No, no, ti prego, no. Antonio, Titti ha richiesto il falò di confronto anticipato. Aspettate. Bene ragazzi, la tortura ogni volta per devono oggi è sempre finita. Interrompere nel momento più bello, comunque. Ci vediamo con la parte 2 della sesta puntata in cui vedremo Titti e Lino lasciarsi. Chi te l'ha detto? Ma lo spero per Titti. Non fate spoiler, tanto non leggerò i commenti di questo video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornata è la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia. Esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.